Ministro, mi auguro che il secondo passaggio che ha fatto, ovvero quello che riguarda l'APA, l'accompagnamento alla pensione anticipata, non riguardi i cosiddetti esodati. Quello non deve toccare chi aveva firmato un accordo, quell'accordo è stato tradito per scelte di un governo e di una maggioranza, e devo dire anche del suo partito, il Partito Democratico, e non possono essere penalizzati per accedere a un diritto che avevano e hanno. Per quanto riguarda le salvaguardie, le ricordo che il 23 giugno andrà in aula il testo unificato 224. Su quello, oltretutto, sono firmatario di quel testo, sono primo firmatario, la Lega non mollerà. La Lega chiederà che l'Aula si esprima e il Governo si esprima. Quest'anno voi spenderete per l'immigrazione clandestina, in totale, con costi diretti e indiretti, più di 10 miliardi di euro. E sentire lei che oggi mi dica che per nostri cittadini che hanno contribuito al benessere di questo paese, hanno pagato onestamente, in modo trasparente, le tasse e i contributi per andare in pensione, che il problema principale è quello delle risorse, noi non ci stiamo. Non possiamo accettare che chi viene illegalmente nel nostro paese prenda 1.300 euro al mese e che queste persone invece vengano abbandonate a loro stesse. Per quanto riguarda dunque, questa questione le chiediamo di dare il suo benestare per approvare, e del governo ovviamente per approvare la 224, e in secondo luogo, se vuole rivedere il sistema previdenziale siamo d'accordissimo, ma l'unico modo per farlo è abrogare la nefasta riforma delle pensioni Fornero, che non solamente ha colpito questi soggetti, ma ha colpito le imprese aumentando i costi della produzione. Avete spostato il costo della previdenza dal pubblico al privato. E dunque io spero, e vado a concludere, Presidente, la ringrazio per il tempo, io spero che ci sarà un senso di responsabilità di questo governo e che le promesse di Renzi adesso finalmente raggiungano qualche fatto. Grazie. Grazie a lei. Passiamo all'interrogazione.